Bene, allora prendete posto, grazie, cominciamo. È con grande onore che ovviamente questa presentazione ha luogo il giorno dopo un primo incontro che una parte di voi, cioè i ragazzi che stanno seguendo il corso LZ, ha già avuto modo di incontrare il signore che è qui al mio fianco, che è il professor Pietro Trimarchi, e quindi mi rivolgo soprattutto a chi ieri non c'era. Abbiamo il professor Trimarchi è colui che ha introdotto in Italia il metodo dell'analisi economica del diritto, come ne abbiamo parlato ieri, ma è soprattutto un civilista che ha lasciato il segno. Voi tutti conoscete il manuale di istituzioni di diritto privato con cui molti di voi avranno studiato. Non voglio ripercorrere, ovviamente non sarebbe il caso di ripercorrere la produzione del professor Trimarchi, solo per dirvi che ciò di cui oggi vi parla il professor Trimarchi, cioè l'idea della responsabilità oggettiva nel diritto civile, è il tema di una monografia, Rischio e responsabilità oggettiva, che risale al 1961, che ha rivoluzionato il modo di pensare la responsabilità civile in Italia e ha saldamente conquistato l'idea della responsabilità oggettiva, ha saldamente conquistato la Cassazione e la giurisprudenza di legittimità in generale, che ha sicuramente accolto questa teoria di cui oggi il professore ci parlerà. Ovviamente il tema è soprattutto considerato nell'angolo visuale della responsabilità extracontrattuale e ovviamente dopo la lezione del professore ci sarà spazio per un dibattito, per cui vi invitiamo fin d'ora a porre le vostre domande al professor Trimarchi. Comunque concluderemo inderogabilmente il nostro incontro per le 18:05-18:10, in maniera tale da poter essere in condizione di prendere e accompagnare il professore alla stazione di Trento, perché deve essere a Milano domani mattina presto. Benissimo, allora io lascio la parola al professore, vi ringrazio per essere qui e prego professore. Grazie della presentazione. La responsabilità civile per danni, si sente? Ha una doppia funzione. Una prima funzione che possiamo chiamare compensativa o reintegrativa, che mira ad assicurare o contribuire ad assicurare una ragionevole stabilità alle posizioni di ciascuno. Una seconda funzione che chiamiamo preventiva è quella di costituire un incentivo per l'adozione delle misure di precauzione ragionevoli per ridurre la frequenza degli incidenti. Questa seconda funzione è comune alla responsabilità per colpa e alla responsabilità oggettiva. La differenza fra questi due tipi di responsabilità sta nei centri di valutazione delle misure opportune di precauzione che si vogliono incentivare. Per quanto riguarda la responsabilità per colpa, le misure doverose, la cui mancata adozione costituisce colpa, quando non sono definite da leggi, regolamenti, ordini o discipline, sono accertate in sede giudiziaria in base a criteri di ragione. Ma la responsabilità per colpa lascia un residuo di rischi che non è idonea a coprire, per due ragioni. In primo luogo perché non sempre è possibile, spesso è difficile accertare la colpa. In secondo luogo perché anche quando vengono adottate le misure ragionevolmente doverose, vi è sempre un residuo
di rischio di incidenti, perché alla lunga mancanze umane o disfunzioni delle macchine sono pressoché inevitabili. E allora normalmente non esistono misure per ridurre il rischio a zero, oppure esistono misure che riducono il rischio ma con un costo eccessivo rispetto al beneficio che ne potrebbe derivare. E questo comunque è di comune esperienza che vi sono attività che statisticamente continuano a cagionare incidenti, è sotto gli occhi di tutti la frequenza degli incidenti automobilistici, per esempio, ma nessuno si sogna di dire che la circolazione automobilistica debba essere vietata per questo. Ci sono imprese pericolose, fabbricazioni di esplosivi, di sostanze chimiche pericolose, imprese che utilizzano alti potenziali di energia e che cagionano danni, per lo più gli incidenti colpiscono i lavoratori, ma possono anche colpire dei terzi estranei. Queste attività, nonostante che presentino qualche rischio, pur in presenza di tutte delle ragionevoli misure di precauzione, sono non di meno consentite. Sono consentite in considerazione della loro utilità sociale. Se non che nel giudicare dell'utilità sociale, il diritto adotta un giudizio tipico per categorie di attività. Non vi è in sede pubblica un accertamento caso per caso, al di là appunto del controllo sull'adozione delle misure doverose, ma non vi è un accertamento caso per caso sull'utilità della singola attività di impresa o della singola attività rischiosa. Del permesso generale della circolazione automobilistica si valgono tutti, si vale l'autoambulanza, si vale il camion che trasporta esegue dei trasporti necessari per il funzionamento del sistema d'impresa, se ne vale anche chi usa l'automobile per ragioni anche frivole. Non si sta a distinguere. Andare in automobile, nel rispetto delle buone regole di circolazione, è consentito in generale. Esercitare una miniera è consentito, purché si adottino le misure obbligatorie, è consentito in generale, e di questo permesso tipico si può valere anche quell'impresa che nel caso singolo, per essere meno produttiva di altre, non giustificherebbe la creazione del rischio. Allora, affidare al giudice il compito di stabilire se nel caso concreto la specifica attività è sufficientemente utile dal punto di vista generale da giustificare il rischio residuo nonostante l'adozione delle misure obbligatorie di prudenza sarebbe un sistema macchinoso e sicuramente non funzionerebbe bene. E allora si preferisce adottare un diverso sistema, che è quello di addossare a chi esercita l'attività tutti i rischi tipicamente connessi con la sua attività, in modo che quella che altrimenti sarebbe una diseconomia esterna, cioè il danno di terzi, diventa un carico interno, e chi esercita l'attività che si deve far carico di questo rischio residuo, e così è costretto a tenerne conto quando fa i conti dei profitti e delle perdite, ed eventualmente può essere spinto a decidere di cambiare il metodo di produzione, di ridurre le dimensioni della sua attività produttiva, di chiudere un ramo d'impresa e in casi estremi anche di chiudere l'impresa completamente. Dunque, da questo che vi ho esposto, che cosa risulta? Che il criterio
di valutazione nella responsabilità per colpa è un criterio pubblico, perché le misure doverose sono scelte in sede pubblica, che è la sede della legislazione o dell'emanazione di regolamenti, oppure nel giudizio è di nuovo una sede pubblica. Viceversa, la scelta delle precauzioni ulteriori o comunque del dimensionamento dell'attività rischiosa, tenendo conto anche del rischio, è rimesso al privato, all'imprenditore o a chi esercita l'attività. È rimessa al privato perché il sistema della responsabilità oggettiva assicura che il suo calcolo privato di utilità è per questo aspetto congruente con quella che sarebbe anche una valutazione dal punto di vista generale. Per la responsabilità civile, per colpa può, o senza colpa, può operare l'assicurazione, e che in alcuni casi è obbligatoria. L'assicurazione obbligatoria è obbligatoria per assicurare, per garantire il risarcimento, cioè in vista della funzione compensativa. E anche quando non è obbligatoria, l'assicurazione è, come tutti sanno, ampiamente diffusa. La obbligatorietà e la diffusione di fatto dell'assicurazione possono indurre a pensare che la responsabilità civile oggi abbia esclusivamente una funzione compensativa e non più preventiva, e non anche preventiva. Questa è un'impostazione, a mio avviso, errata. Prima di tutto, non vi è ragione di assicurare solo la funzione compensativa, perché la compensazione trasferisce il danno da chi lo ha subito a chi lo risarcisce, certo non lo elimina. Quindi occorre che questo trasferimento sia in qualche modo giustificato, e la giustificazione sta nella funzione preventiva. Qualcuno dice che la giustificazione sta nell'assicurare che il rischio sia coperto da assicurazione. Questo è un discorso che non sta in piedi, perché trascura di considerare che se esiste l'assicurazione per la responsabilità civile, esiste anche l'assicurazione per i danni, e l'assicurazione per i propri danni. E l'assicurazione per i danni funziona meglio, funziona in un modo meno costoso dell'assicurazione della responsabilità civile, è più immediata, richiede meno spesso un processo, e anche quando il processo avvenga, il processo sulla responsabilità civile è sempre più complesso del processo sull'eventuale, nel caso di lite fra assicuratore e assicurato, con un'assicurazione per i danni, perché in quest'ultima si può solo discutere della misura del danno sostanzialmente, mentre nell'assicurazione sulla responsabilità civile occorre discutere della causalità, eventualmente della colpa, e così via. E poi l'assicurazione nel caso della responsabilità per colpa attenua, è vero, un poco la funzione preventiva, ma non la elimina, perché il premio assicurativo viene, nella misura del possibile, in qualche modo correlato alla sinistrosità dell'assicurato. Del resto queste sono è di comune esperienza, per esempio dell'assicurazione della responsabilità civile automobilistica può operare il sistema della franchigia, per cui una prima parte del danno o una parte del danno non è coperta dall'assicurazione, si vuole spingere l'assicurato, creare un maggiore incentivo dell'assicurato ad essere prudente. O può operare la clausola del bonus malus. Ora si dice che si vuole introdurre una regola per cui se gli automobilisti che consentono ad installare nella loro automobile la scatola nera che consenta di accertare le modalità dell'incidente potranno godere di uno sconto nel premio assicurativo. Ma per quanto riguarda poi la responsabilità oggettiva, lì l'assicurazione si coordina molto bene
con la responsabilità, anzi è un complemento quasi necessario. Perché? Perché la responsabilità oggettiva, come accennavo, richiede che sia trasferito a carico di chi esercita l'attività rischiosa il peso del rischio. Ora, il peso del rischio andrebbe calcolato, e il calcolo può essere complesso, ma se il soggetto è assicurato, il calcolo lo fa la compagnia di assicurazione, che in base alle statistiche di cui dispone determina il grado di rischio e commisura adesso il premio di assicurazione. E poi va anche detto che quando si tratta di grandi rischi o di grandi imprese, le compagnie di assicurazione svolgono un'attività di controllo, ispezioni, raccomandazioni, volte a commisurare il premio di assicurazione al rischio specifico. Vi sono sistemi giuridici nei quali la responsabilità per rischio è stata introdotta come tale, cioè con specifico riferimento al rischio d'impresa. Per esempio in Germania così, solo peraltro limitatamente alla responsabilità per i danni derivanti dall'esercizio di imprese ferroviarie o di distribuzione di energia elettrica. E così invece con una norma di carattere generale nella Russia sovietica e post-sovietica. In Italia invece, a parte qualche norma speciale dettata per particolari attività, quindi la responsabilità per i danni derivanti da incidenti aerei o la responsabilità per gli incidenti connessi con la produzione e l'impiego di energia nucleare, il sistema generale e la norma sulla responsabilità automobilistica, che è oggettiva per quanto riguarda i danni derivanti da difetti del veicolo, dei quali si risponde indipendentemente dalla colpa. Non è che l'automobilista si possa esonerare da responsabilità dimostrando che di aver portato l'automobile a fare la revisione l'altro ieri, perché se la revisione è stata fatta male, se un difetto è sfuggito, non ne ha colpa ma ne risponde lo stesso in base a questa norma. Però a parte queste norme specifiche, il sistema generale della responsabilità oggettiva per danni nel diritto italiano è basato su norme ereditate da una tradizione nella quale avevano un significato diverso e che sono state poi piegate a questa funzione in sede interpretativa e anche in conseguenza di certe correzioni legislative. Il caso più evidente è la norma sul danno da cose. La norma sul danno da cose deriva dal codice civile francese, dove aveva originariamente la funzione di imporre una responsabilità per cattiva custodia, come risulta tuttora dalla formulazione, perché la norma attuale italiana derivante da quella francese parla di una responsabilità del custode. Se non che la norma sulla responsabilità per il danno da cosa è stata poi interpretata nella giurisprudenza francese in un senso che escludeva che la responsabilità potesse essere eliminata attraverso la prova della diligenza, e quindi si è avuta una, in via interpretativa, una evoluzione e una trasformazione del significato della norma nel senso di farne una norma di responsabilità oggettiva, e questa impostazione ha finito per essere accolta dal legislatore italiano, come risulta dal fatto che il legislatore italiano ha disposto per la responsabilità per il danno cagionato da animali, che da sempre è stata una responsabilità oggettiva per ragioni storiche che non starò qui a dire, e comunque è una responsabilità che non è collegata alla custodia, perché in quella norma non si parla di custode, si parla di responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore. E poi il legislatore del 42 ha aggiunto che ci si può liberare dalla responsabilità dando la prova del caso fortuito. Poi nella norma sul danno da cose ha stabilito identicamente che ci si libera da responsabilità solo provando il caso fortuito. Ora, siccome la responsabilità per il danno d'animali è indiscutibilmente da sempre una responsabilità oggettiva, se la prova liberatoria della responsabilità
per danno da cosa è la stessa, come risulta dal testo chiaro di legge, di quella liberatoria della responsabilità per il danno da animali, è evidente che si tratta anche qui di una responsabilità oggettiva. Ora, il fatto che il sistema generale di responsabilità oggettiva nel diritto italiano derivi da norme che sono nate, che sono ereditate da una tradizione dove avevano un altro significato, comunque un'altra finalità, crea dei problemi interpretativi, come accennerò più avanti. In Italia, nei primi anni successivi alla codificazione, era corrente l'idea che la responsabilità più rigorosa prevista dalle norme sul danno da cose o sul danno causato da dipendenti fosse spiegabile come responsabilità per colpa presunta, per colpa in base a una presunzione assoluta, cioè che non ammetteva prova contraria quanto la responsabilità per il fatto dei dipendenti, e una responsabilità in base a una presunzione relativa, cioè vincibile da una prova contraria, nel caso della responsabilità per il danno da cose, perché si diceva che caso fortuito, provare il caso fortuito voleva dire provare la mancanza di colpa, sia pure con particolari limiti e criteri di particolare severità. Negli anni 60 è stata introdotta una diversa spiegazione e analisi del concetto di responsabilità oggettiva, che è venuta pian piano a affermarsi nella giurisprudenza e nella dottrina, per cui si può dire che oggi è generalmente accettata l'idea che su queste norme generali che ho menzionato, in particolare quella sul danno cagionato da dipendenti, sul danno cagionato da cose, opera una responsabilità senza colpa. Allora può essere interessante esaminare in che modo questo diverso concetto, di diversa interpretazione delle norme possa avere influito sulla loro pratica applicazione. Cominciando dalla norma sul danno per il fatto dei dipendenti, tradizionalmente si diceva la legge non parla di dipendenti, la legge dice che padroni e committenti sono responsabili del danno cagionato da domestici e commessi, e si riteneva che il commesso e il committente fossero rispettivamente il lavoratore e il datore di lavoro nei rapporti di lavoro subordinato, e che comunque anche in generale, più in generale, il rapporto, come si diceva e si dice, di preposizione coincidesse con il potere di dare ordini e istruzioni. Quindi del lavoratore autonomo il cliente non risponde, il cliente del tassista non risponde dell'incidente cagionato dal tassista. Se non che, secondo la teoria della responsabilità oggettiva, la responsabilità non dipende necessariamente dal potere di dare ordini e istruzioni, ma più generalmente dall'inserzione del lavoratore che ha cagionato il danno nella organizzazione dell'impresa o comunque dell'attività organizzata rischiosa. E in base a questo concetto si può arrivare si deve arrivare a concepire una responsabilità senza colpa anche al di là dei rapporti di lavoro subordinato, anche in alcuni casi di lavoro autonomo. E qui un caso interessante che posso menzionare è quello di una trasmissione televisiva su questioni di attualità, affidata a un conduttore noto per la sua mancanza di freni nella espressione delle proprie opinioni, anche a scapito dell'immagine e della dignità e del decoro altrui. Nel corso di una di queste trasmissioni il conduttore si lascia andare a queste sue esibizioni e il diffamato fa causa all'emittente televisiva.
L'emittente televisiva si difende dicendo: ma il conduttore è un professionista, è un lavoratore autonomo, non è un nostro impiegato, e quindi noi non ne rispondiamo. La Cassazione dice, ha affermato invece la responsabilità. Perché? Credo correttamente. Perché non si risponde del fatto del lavoratore autonomo? Perché il cliente del tassì non risponde del fatto del guidatore? Perché il rischio creato dalla circolazione del tassì è un rischio tipico dell'attività del tassista e sotto il suo esclusivo controllo. Il committente non influisce sulla misura del rischio se non per il fatto di aver dato l'incarico, tutto lì. Ma qui nel caso della trasmissione televisiva, le dimensioni, la natura del danno e le dimensioni del danno sono tipicamente collegate all'emissione televisiva. Il conduttore senza l'emissione televisiva non poteva fare un danno così grande. E quindi si tratta di un rischio tipicamente inerente a quel tipo di, alla tipo dell'attività televisiva, e quindi ricorre la ragione giustificativa della responsabilità per rischio organizzato. E qui si vede chiaramente la differenza di risultato a cui giunge l'interpretazione della norma secondo che venga intesa come responsabilità per rischio di attività o responsabilità invece per colpa presunta. Un altro risultato sempre in materia di responsabilità per il fatto altrui e riguarda la responsabilità della pubblica amministrazione. Negli anni immediatamente successivi alla codificazione si riteneva generalmente che la pubblica amministrazione non dovesse rispondere del fatto doloso del proprio funzionario o dipendente, soprattutto se dettato da interesse personale, perché si diceva che la responsabilità della pubblica amministrazione per il fatto di questi soggetti non era fondata sull'articolo 2049 del Codice Civile, ma dovuto a una immedesimazione della pubblica amministrazione con il suo funzionario o dipendente. E poiché si diceva non è pensabile che la pubblica amministrazione si proponga scopi dolosi e men che mai e si proponga scopi che non sono quelli propri della pubblica amministrazione, se il soggetto ha operato per fini propri o anche più in generale ha operato con dolo, la responsabilità della pubblica amministrazione non opera. Questo orientamento è attualmente del tutto superato, giustamente, perché qui non si tratta di responsabilità per rischio di impresa, ma si tratta di responsabilità per un'attività organizzata. L'attività della pubblica amministrazione implica statisticamente da una parte che essa facilita anche il compimento di attività dannose, sono i poteri propri del funzionario che glielo consentono, o la situazione in cui il dipendente si viene a trovare che glielo consente, che gli consente la realizzazione di certi rischi tipici dell'attività. Per cui oggi non si dubita che la pubblica amministrazione risponda del fatto doloso, per esempio del funzionario corrotto, che risponde, poniamo, delle violenze della polizia nei casi in cui qualcuno ritenga di abusare della propria posizione, e infine anche dei casi, per esempio, di nonnismo nelle caserme a danno delle giovani reclute. Fra la norma sul danno per fatto cagionato da altri, commessi, dice la legge, costituisce uno dei pilastri del sistema generale della responsabilità oggettiva. L'altro è costituito dalla norma sul danno da cose. Fra questi due pilastri si colloca una norma, quella dell'articolo 2050 del Codice Civile, dettata dal legislatore a proposito dell'esercizio di attività pericolose. Il legislatore del 42 non disponeva di una teoria moderna della responsabilità oggettiva, anche se qualche cenno in questo senso non era mancato, ma era mancata un'elaborazione sistematica. E quindi, dovendo affrontare il problema,
ha ritenuto di seguire quella che gli è sembrata una ragionevole via di mezzo e quindi ha stabilito con l'articolo 2050 che chi esercita un'attività pericolosa per la sua natura o per la natura dei mezzi adoperati risponde salvo che non provi che di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Se non che contemporaneamente, come accennavo poco fa, il legislatore ha introdotto norme specifiche di responsabilità oggettiva e anche la norma sul danno da cose deve essere interpretata in questo senso. E allora ci si domanda, ma se, come è normale che accada, l'incidente, nell'incidente ha operato una cosa, l'automobile, la macchina, la sostanza chimica, la sostanza che si è incendiata e così via, si applicherà l'articolo 2050 sul danno cagionato nell'esercizio di attività pericolose o si applicherà la norma sulla responsabilità per il danno da cose? Devo dire che la distinzione è importante per il teorico, ma qui andiamo veramente nelle sfumature perché la giurisprudenza, anche applicando con larghezza, con grande frequenza la norma sulla responsabilità per esercizio di attività pericolose anziché quella sul danno da cose, poi arriva a dei risultati di estremo rigore. Ma comunque, a mio avviso, dovendo coordinare le due norme, il paradigma è offerto dall'articolo 2054 del Codice Civile sulla responsabilità civile automobilistica, perché quella norma dispone che se il danno è cagionato da difetti del veicolo è una responsabilità oggettiva. Se la responsabilità è cagionata da un errore del conducente, allora la responsabilità del conducente e per la verità anche del proprietario, quindi il quale può non essere colpevole proprio per nulla, e quello è oggettiva comunque, ma comunque anche la responsabilità del conducente opera a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, una formula che è simile a quella dell'articolo 2050. E allora, a mio avviso, la conclusione è che quando, come normalmente accade, nell'incidente ha operato una cosa, bisogna distinguere se la cosa è sfuggita al controllo dell'uomo a causa di un difetto, allora deve operare la norma sul danno da cose. Se è l'uomo che ha operato utilizzando la cosa, quindi la cosa ha cagionato il danno ma sotto il controllo dell'uomo, si applicherà l'articolo 2043 se si tratta di attività non pericolosa e quindi una responsabilità per colpa semplice, e si applicherà l'articolo 2050 se si tratta di attività pericolosa, quindi una responsabilità che i più ritengono essere una responsabilità per colpa, la questione è discutibile, ma comunque è una responsabilità più rigorosa della comune responsabilità per colpa in base all'articolo 2043. Vengo all'articolo 2051 sul danno da cose. La idea dell'opportunità di una responsabilità per rischio è collegata allo sviluppo dell'economia industriale e quindi l'utilizzazione di macchine, di alti potenziali di energia, alte velocità, sostanze pericolose, quindi sempre danno da cose che sfuggono al controllo dell'uomo. La norma dell'articolo 2051 è formulata in termini così generali da prestarsi ad andare oltre le ipotesi di responsabilità derivanti dallo sviluppo della civiltà industriale. Se si esamina la giurisprudenza si vede che questa norma ha trovato applicazioni coerenti con questa idea originaria. Per esempio, vi sono diverse sentenze su danni sulla responsabilità senza colpa per danni dovuti alla esplosione di bombole di gas, e qui siamo appunto nell'ambito degli alti potenziali di energia connessi con la civiltà industriale. Se non che una enorme quantità di giurisprudenza si riferisce
ad altre ipotesi, in fondo estranee a questa idea di base della responsabilità per rischio d'impresa, ad ipotesi nelle quali la cosa ha svolto nel processo causale dell'incidente un ruolo puramente passivo. E così abbiamo che chi scivola per strada, chi scivola, chi cade su un gradino malfermo, chi cozza contro un ostacolo fa causa spesso perché contro il proprietario del suolo sul quale è scivolato, della scala sulla quale ha incespicato, dell'ostacolo contro il quale ha sbattuto, e chiedendo che si affermi una responsabilità per oggettiva per danno da cose. La giurisprudenza si riferisce soprattutto a cause intentate contro i gestori di strade e di autostrade. La giurisprudenza qui è consolidata in questo senso, che se l'incidente è dovuto a una situazione anomala che costituisse una specie di trabocchetto, e l'incidente fosse inevitabile da parte del danneggiato, la responsabilità opera anche senza colpa del gestore della strada o dell'autostrada. Ma se la irregolarità è dovuta a un fenomeno di forza maggiore, improvviso, e l'incidente si verifica con una tale immediatezza che sarebbe stato impossibile al gestore della strada intervenire, poniamo un albero è caduto perché colpito dal fulmine e un'automobile ci sbatte contro subito dopo, allora il gestore della strada non è responsabile. Questa può sembrare una responsabilità per colpa, il gestore è responsabile perché non è intervenuto pur potendolo fare. In realtà, se si guarda bene, è una responsabilità oggettiva, perché il gestore risponde anche se dimostra di aver adottato ragionevoli misure, ragionevoli precauzioni, e queste, come può succedere, non hanno funzionato. Comunque, questa giurisprudenza a me sembra corretta, perché è conforme alla teoria generale della responsabilità per rischio, perché la responsabilità per rischio deve operare per i rischi che qualcuno introduce con la sua attività nella società, ma indipendentemente da queste introduzioni, il muoversi nell'ambiente implica, che so, il rischio di scivolare, di cadere, sono i rischi della vita, e dei quali non ha senso tenere responsabile il proprietario del fondo. Il proprietario di un fondo naturale non deve essere tenuto responsabile per il fatto per il danno subito da chiunque nel suo fondo sia inciampato in qualche pietra e sia caduto, perché il danneggiato si è semplicemente mosso nell'ambiente, e questo appartiene alla vita. Appartiene ai rischi che ciascuno può affrontare con un ragionevole grado di attenzione, e se proprio si vuole coprire anche contro il rischio inevitabile c'è sempre l'assicurazione contro i propri danni. E allora lo stesso deve valere anche per il proprietario di un immobile, se il rischio che si è realizzato è della stessa natura, è semplicemente il rischio che deriva dal muoversi nell'ambiente. Apro parentesi, il proprietario del fondo può essere tenuto responsabile dell'incidente subito da chi è in corso in danni muovendosi lì, se ha determinato una falsa apparenza di sicurezza, ma in questo caso risponde per colpa, non risponde oggettivamente. E lo stesso vale per il proprietario dell'immobile, a meno che appunto l'immobile il rischio non sia non sia di un tipo diverso da quello che normalmente deriva dal muoversi nell'ambiente. Per esempio il gestore dell'autostrada, il costruttore dell'autostrada non intende replicare le condizioni naturali, intende costituire una situazione niente affatto naturale di una superficie liscia in modo da poter essere percorribile anche a 100 o 110 km all'ora senza pericolo, e priva di ostacoli e soprattutto priva di ostacoli invisibili contro i quali qualcuno possa cozzare. E allora in questi casi opera la responsabilità oggettiva, e la giurisprudenza dispone, salvo che l'ostacolo sia derivato
da un caso di forza maggiore e l'incidente sia seguito immediatamente, perché allora qui anche questo può essere coerente con una teoria generale della responsabilità oggettiva, perché i rischi dei danni derivanti da fatti di natura irresistibili e imprevedibili sono i rischi della vita. Io vorrei rilevare qui, a questo proposito, che la sempre maggiore frequenza che si può constatare di iniziative giudiziarie volte a ribaltare sempre e comunque il danno su qualcun altro è il segno di una mentalità sempre più diffusa secondo la quale ciascuno ha diritto di essere garantito da qualcun altro per qualsiasi cosa gli accada. Ora, questo è il segno di una mentalità che si accompagna a un affievolimento del senso di autoresponsabilità che non è il caso di incoraggiare, è il caso di riaffermare con forza che vi sono dei rischi contro i quali di raffermare che contro il rischio di incidenti innanzitutto ciascuno può e deve provvedere mediante una propria cautela. E in secondo luogo che vi sono, per quanto riguarda certi rischi che sono inevitabili, è sempre aperta la possibilità di un'assicurazione contro i danni. L'argomento che si sente spesso ripetere, ma la responsabilità civile, ancorché ampliata, è sempre resa tollerabile dal meccanismo dell'assicurazione, la risposta è: esiste la responsabilità, l'assicurazione contro la responsabilità civile, ma esiste anche l'assicurazione per danni che opera meglio, più economicamente, che non la responsabilità, l'assicurazione per responsabilità civile. Vengo alla norma sul danno cagionato da animali. L'articolo 2052 del Codice Civile prevede la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore per il danno cagionato da animali, salvo la prova del caso fortuito, che viene ora intesa come la prova del fatto atipico, che è estraneo al rischio tipico. Qui uno sviluppo che vorrei menzionare riguarda la fauna selvatica. Fino al 1992 gli animali selvatici erano res nullius. Nel 1992 è stata promulgata una legge sulla fauna selvatica, rivolta principalmente alla protezione, rivolta a una serie di finalità che potevano essere realizzate senza necessità di dire che gli animali selvatici sono proprietà dello Stato, ma il legislatore italiano l'ha voluto prendere alla larga e ha disposto che la fauna selvatica è di proprietà dello Stato. La conseguenza è stata che molti danneggiati da animali selvatici hanno fatto causa allo Stato, dicendo: se il proprietario deve rispondere a norma dell'articolo 2052. Ora, a parte qualche occasionale sbandata, i giudici hanno costantemente respinto queste pretese, argomentando che lo stato di libertà dell'animale selvatico rende inconcepibile o incompatibile un obbligo di custodia e quindi una responsabilità conseguente. A mio avviso la conclusione è corretta e la motivazione è sbagliata. Perché è sbagliata? Perché la responsabilità del proprietario dell'animale o di chi lo utilizza non è fondata sulla custodia, ma è fondata sull'utilizzazione e sulla proprietà. La giustificazione è che la responsabilità oggettiva tende a ridimensionare le attività rischiose. Per quanto riguarda la fauna selvatica e lo stato di natura, lo scopo che ci si propone in base alle attuali concezioni in materia di ecologia non è quello di ridimensionare l'ambiente, ma di conservarlo ed eventualmente, nel caso, di ripristinarlo. E allora non può aver luogo un meccanismo, una responsabilità che opera in modo così meccanico come la responsabilità oggettiva, e quindi la prevenzione degli incidenti deve essere affidata a precauzioni, alcune adottate dall'ente pubblico, altre adottate da ciascuno di noi, e per quello che può residuare può sempre esserci un'assicurazione. La legge del 92 ha anche previsto un meccanismo di redistribuzione equitativa
del danno, disponendo che i danni all'agricoltura sono cagionati dalla fauna selvatica possono essere, debbono essere indennizzati utilizzando un apposito fondo. Questo su scala nazionale è l'unico rimedio equitativo concesso, possono esserci dei rimedi maggiori disposti da particolari regioni o province, ma insomma su scala nazionale la situazione è questa e quindi restano scoperti i danni cagionati alla circolazione stradale o i danni da aggressioni. Una novità che ormai non è più tanto una novità perché esiste da decenni, e in tema di responsabilità oggettiva riguarda la responsabilità del fabbricante, che pone problemi particolari, perché mentre la responsabilità oggettiva generale deriva da attività rischiose che mettono in pericolo, a parte i lavoratori, eventualmente terzi, i quali possono fare poco o niente per difendersi, la responsabilità da prodotto deriva da incidenti cagionati dall'utilizzazione della cosa e quindi incidenti per i quali l'utilizzatore o il consumatore può fare per la cui prevenzione l'utilizzatore e il consumatore può fare molto. Quindi non si tratta di ribaltare sempre automaticamente ogni incidente dovuto al prodotto sul fabbricante, ma si tratta di ripartire il rischio fra fabbricante e utilizzatore in modo da realizzare una combinazione ottima dal punto di vista dell'efficienza. Quindi bisogna distinguere fra sfera di rischio dell'utilizzatore e sfera di rischio del fabbricante. Compito non facile perché ogni incidente dovuto all'utilizzazione si ricollega in qualche modo al fabbricante. In primo luogo se l'incidente è originario, allora la causa sta nel difetto se il difetto è originario, la causa sta nella fabbricazione. Ma anche se il danno è dovuto a difetti sopravvenuti, un rapporto con l'attività del fabbricante può esserci, perché può esserci un problema di deterioramento della cosa e i tempi e il modo del deterioramento dipendono dalla concezione della cosa. E più in generale si può dire in fondo che ogni difetto dipende dalla pericolosità della cosa e quindi in ultima analisi da chi l'ha fabbricata. Allora qui bisogna distinguere, e la legge dispone che si risponde del difetto, il fabbricante risponde del difetto e la cosa deve considerarsi difettosa quando non assicura, non fornisce la sicurezza che ci si può legittimamente attendere. Allora si tratta di stabilire qual è la sicurezza che ci si può legittimamente attendere. Quindi in primo luogo il bene sarà difettoso se non ha le caratteristiche che richieste da leggi, regolamenti, ordini o discipline. La legge dispone che nel valutare la sicurezza che ci si può legittimamente attendere occorre tener conto del modo di presentazione del prodotto, delle istruzioni e avvertenze fornite, del tipo di utilizzazione che ci si può, a cui è destinato, dal tipo di comportamento che ci si può di fatto attendere da parte dell'utilizzatore, dal tempo in cui la cosa è stata messa in circolazione. Poi aggiunge che responsabilità non può essere affermata per il semplice fatto che un prodotto più sicuro esista e sia stato mai messo in circolazione in qualsiasi tempo. Perché questa aggiunta in qualsiasi tempo? La direttiva originaria, la direttiva europea che ha imposto di introdurre nel sistema questa legge, diceva che la responsabilità può essere esclusa
quando non può essere affermata se un prodotto più, per il solo fatto che un prodotto più sicuro sia stato successivamente messo in commercio. La Commissione e io stesso ho proposto invece di aggiungere, di precisare nella legge, non può essere affermata per il solo fatto che un prodotto più sicuro sia stato in qualsiasi tempo, anche prima, messo in commercio. Perché? Perché ritenere diversamente, ritenere che l'esistenza, preesistenza di un prodotto più sicuro implichi che il nuovo prodotto non conforme sia difettoso, significherebbe dire che se per fabbricare un'automobile utilitaria bisogna utilizzare tutte le sicurezze e tutte le qualità di fabbricazione che si adottano per una Rolls Royce, il che è assurdo, perché il che significa trascurare l'esigenza che siano prodotti anche fabbricati anche prodotti meno sicuri, ma ragionevolmente sicuri, ma meno sicuri o di durata minore, quando, ma per un minor prezzo. E quindi l'automobile utilitaria può essere prodotta anche se la tecnica fornisce sistemi superiori. Basta pensare quali sono le cautele che si adottano per un satellite artificiale. Chi pensa che per comprare una smart, per fabbricare una smart debbano essere adottate tutte le cautele che si adottano per un satellite artificiale? È un'assurdità. Alla Commissione europea questa innovazione italiana in un primo luogo nel momento non era piaciuta, tanto che aveva anche meditato di instaurare un giudizio di inottemperanza, poi hanno capito e tanto si sono convinti che una successiva direttiva sulla sicurezza dei prodotti ha accolto il concetto, cioè ha stabilito che non si richiede che per ciascun prodotto che abbia la sicurezza, assicuri la sicurezza dei prodotti più perfetti che siano mai esistiti e che esistano sul mercato. Allora, tenendo conto di questi criteri generali, alla fine quali sono i criteri per stabilire se un prodotto è difettoso oppure no? La conclusione più immediata e semplice è: se si tratta di un prodotto di serie che è riuscito male e non è conforme agli altri prodotti della stessa serie, è difettoso, perché l'acquirente ha tutto il diritto di attendersi che quel prodotto fornisca, assicuri la medesima sicurezza di qualsiasi altro prodotto della medesima serie. Questo è il difetto di fabbricazione. Il problema è più delicato quando si tratta del difetto di concezione. Allora, in primo luogo, occorre che il prodotto non presenti dei rischi occulti. E nel valutare se un difetto e un rischio sia riconoscibile o no, potrà essere giusto e opportuno tener conto anche dell'esistenza di consumatori o utenti distratti, se di fatto si sa che esistono, o soggetti superficiali. Inoltre può essere considerato difettoso il prodotto quando renderlo più sicuro avrebbe un costo minimo, un costo giustificato, oppure quando comunque il rischio che presenta si può considerare ragionevolmente eccessivo. Il che poi porta a concludere che in realtà, mentre la responsabilità per difetto di fabbricazione è una responsabilità oggettiva, la responsabilità per difetto di concezione è una responsabilità per colpa, perché è una responsabilità per aver adottato un progetto criticabile, inaccettabile. Infine c'è il problema dei rischi da sviluppo. I rischi da sviluppo sono quei rischi che sono del tutto imprevedibili allo stato attuale della scienza e della tecnica. Questo discorso riguarda soprattutto i prodotti farmaceutici. La direttiva lasciava ai vari paesi membri della Unione, a quel tempo comunità, la scelta fra includere i rischi da sviluppo nella copertura oppure no. Abbiamo scelto di non coprirli perché ci è sembrato che
ciò non fosse utile, perché la responsabilità oggettiva, la giustificazione della responsabilità oggettiva è far gravare su chi esercita l'attività, qui il fabbricante del prodotto in ipotesi farmaceutico, un peso correlato alle dimensioni del rischio. Ma qui, siccome parliamo di rischi del tutto imprevedibili allo stato della scienza e della tecnica, non si tratta nemmeno di rischio, si tratta di quello che nel linguaggio tecnico si chiama incertezza e non rischio. E quindi qualcosa che non è misurabile, qualcosa che non ha senso far gravare sul fabbricante, a meno che al solito non si dica ma il fabbricante si può assicurare. Risposta: trattandosi poi di danni alla salute c'è una generale previdenza sociale, se si vuole aggiungere qualcosa si può aggiungere un'assicurazione personale contro gli infortuni. Ma colpire l'imprenditore con una responsabilità per rischi incalcolabili non ha senso, ed è perciò che l'Italia, la legge italiana l'ha esclusa. Grazie per l'attenzione. Bene, c'è a questo punto uno spazio abbastanza ampio per un dibattito che io spero possa germogliare spontaneamente fra di voi, almeno per quanto riguarda, parlo dei ragazzi che hanno fin qui seguito un percorso che li ha resi in qualche modo familiari con i concetti che oggi il professore è tornato magistralmente, il professor Trimarchi, a illuminare. Per cui c'è qualcuno che ha un dubbio o vuole semplicemente provocare un confronto di idee? Perfetto. C'è bisogno del microfono che arriva. Credo che sia una nostra dottoranda. Buonasera, professor Trimarchi. Buonasera a tutti. Io volevo porle una domanda semplicemente per sapere una sua opinione al riguardo. Parlava prima dell'articolo 2050 e diceva che appunto è dibattuto. Sì, se puoi alzare la voce, parlando molto vicino al microfono. Sì. Parlava prima dell'articolo 2050 e appunto diceva che è dibattuta la riconducibilità ad una responsabilità per colpa presunta e in taluni casi per una responsabilità di fatto oggettiva. Io volevo chiederle da un punto di vista pratico, quindi poi sull'onere della prova che incombe sul soggetto, in questo caso danneggiante, appunto perché si ha un'inversione dell'onere della prova. Si è sostenuto in giurisprudenza ultimamente che di fatto si tratti di una responsabilità oggettiva e che quindi la prova liberatoria passi attraverso la dimostrazione che non c'è stato nesso causale. Di fatto è un percorso dato dagli sviluppi giurisprudenziali anche precedenti, perché a un certo punto si è iniziato a sostenere che non si tratterebbe solo di una responsabilità per colpa presunta, ma una responsabilità per colpa presunta aggravata. E quindi non sarebbe più sufficiente dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee, ma sarebbe necessario dimostrare di aver adottato tutte le misure oggettivamente possibili. Quindi io volevo chiederle, secondo lei è ancora inquadrabile nella responsabilità per colpa presunta, visto che la prova è così rigorosa e di fatto praticamente cosa deve dimostrare il soggetto danneggiante? Allora, cioè, se sono tutte le misure possibili, immaginabili ad evitare il danno, di fatto in effetti è una responsabilità oggettiva. Quindi la mia domanda è se esiste effettivamente ancora una responsabilità, uno spazio per una responsabilità per colpa presunta, praticamente l'onere della prova cosa si sostanzia? Grazie. Già parecchi anni prima del codice del 1942, un grande giurista tedesco, Rübelin, aveva teorizzato la possibilità di una responsabilità oggettiva limitata però ai danni oggettivamente evitabili in base a strumenti offerti dalla tecnica. Ecco, secondo me la responsabilità dell'articolo 2050 è una responsabilità oggettiva, nel senso che se la tecnica offre un,
un mezzo per evitare il danno e questo non è stato adottato, colui che esercita l'attività risponde senza poter dire che soggettivamente non è in colpa, perché per esempio aveva incaricato una impresa affidabile di adottare quel tale sistema e l'impresa non l'ha adottato. In questo caso che colpa ha? Nessuna. Però l'impresa, il rimedio, l'espediente oggettivamente è mancato. Quindi la mia personale opinione è che si tratta di responsabilità oggettiva per danno evitabile. Qui andiamo veramente nelle sfumature di differenza, perché nella pratica applicazione i giudici non si danno grandi problemi sull'alternativa fra l'articolo 2050, che prevede secondo me una responsabilità oggettiva per danno evitabile, e l'articolo 2051, che prevede una responsabilità oggettiva evitabile solo non esercitando l'attività, altrimenti di tutti i rischi si risponde. Andiamo nelle sfumature che nella pratica giudiziaria finiscono per non apportare delle grandi differenze. Qualche altra osservazione? Beh, allora chiedo io al professor Trimarchi una domanda, ma ovviamente... Io però prima vorrei anche dire, menzionare un paio di episodi, di sentenze, di casi, di iniziative giudiziarie, perché secondo me è opportuno menzionare. Responsabilità per il danno ad animali. C'è stato chi, avendo il vestito sporcato da un bisognino di piccione caduto dal cielo, ha ritenuto di far causa all'ente pubblico. C'è stato il caso del parente dell'affogato che ha ritenuto di far causa allo Stato in quanto proprietario del bene demaniale, e siccome poi nel corso di causa ha capito che il mare non appartiene al demanio, ha detto però la spiaggia sì. Ecco, questo per dire che insomma si tratterebbe anche di finirla con questa cavillosa litigiosità, e purtroppo alcune di queste norme, in particolare la norma sul danno da cose, appunto, purtroppo si prestano a questi tentativi che poi per fortuna la giurisprudenza respinge. Beh, allora, visto che il professor Trimarchi ci ha raccontato questi due casi, riformulo la domanda che stavo per fare e vorrei fare una considerazione che peraltro abbiamo un po' parlato in queste ore che abbiamo trascorso in questi due giorni assieme. E cioè, io credo che a grandi linee si potrebbe dire questo: la responsabilità oggettiva nasce in un momento in cui l'impetuoso sviluppo tecnologico e l'evoluzione anche dei rapporti economici rende necessario concettualizzare un modo diverso per imputare il danno, di fronte anche all'incapacità che si aveva in quel contesto di analizzare le situazioni dannose. E cioè, in altre parole, era impossibile nel 1896, quando la Rete Fein rende ragione del significato dell'articolo 1384 del Code Civil nel senso della responsabilità oggettiva, quella sentenza che accade nel 1896, c'era un boiler che esplodeva e bisognava imputare questa responsabilità, e nel 1896 nessuno poteva evidentemente consultare norme tecniche, verificare che ci fossero stati di tecnica in qualche modo congruenti a tecnologie. C'era una caldaia che era stata costruita, era esplosa, qualcuno era morto e bisognava imputare il danno, e quindi la responsabilità oggettiva, è ovviamente un paradosso questo giro sul caso Teffen, ma aveva un senso perché non si poteva indagare, non c'erano peraltro prove. Ecco, voglio richiamare l'attenzione del professor Trimarchi sul problema della prova. E quindi, come giustamente oggi è emerso dalla discussione che avete, dalla relazione che avete ricevuto, non ci si attarda a verificare di chi è la colpa. Si persegue una strategia radicalmente diversa, innovativa,
è un'innovazione la responsabilità oggettiva, anche se poi ovviamente c'erano delle leve storiche che ci potrebbero far tornare ancora più indietro, ma questo è il momento storico decisivo. Ora, di fronte alla innovazione tecnologica che oggi consente sempre di più, e qui parlo proprio a ampio raggio nella responsabilità civile come specchio della società nella quale viviamo, ottenere riscontri, prove, documentali, fotografiche, capacità di analizzare le cose e di, come dire, rievocarle anche in una maniera inedita rispetto al passato, non crede, e questa è la domanda che pongo al professor Trimacchi, anche se so che la risposta sarà fatalmente negativa, che in qualche misura l'idea della responsabilità oggettiva, che in qualche misura ammette un livello di indeterminatezza e quindi, anzi, ha il pregio di confessare questa indeterminatezza, però fa lavorare i costi sociali, trasferisce i costi sociali in questo modo, possa invece essere ricondotta a una visione di una colpa moderna, una colpa nel senso della continua rincorsa tecnologica, per cui c'è un momento in cui la tecnologia si supera e quello è un momento in cui che segna il massimo della diligenza, diciamo, esigibile in quel momento, e quindi questa trasformazione, insomma, possa indurre a riportare il quadrante un po' su una considerazione della colpa che peraltro faciliterebbe un ritorno, e questo è un mio punto di vista evidentemente, parlare di una colpa intesa in senso oggettivo, ma in senso radicalmente diverso, che tenga conto anche della capacità che le parti hanno di rievocare i fatti quando sono poi chiamate a spiegare davanti a una corte di che cosa è successo. Per cui uno può strutturare una regola di responsabilità civile nel senso di dire, un po' come fa il 2050, dimmi tu che cosa, che hai provato tutte le misure, ma se non ce la fai, se non hai gli strumenti tecnologici, se non sei stato bravo a ricostruire, non offri le prove di tutto questo, sarai responsabile. Quindi una responsabilità che lavora più sulla incapacità di dimostrare, non so se mi sono fatto intendere in questo mio discorso, ma lo vedo come un periodo, come dire, una cosa che probabilmente si potrebbe realizzare nel tempo, perché è chiaro che il diritto ha i suoi tempi e soprattutto quando ci si affeziona ai concetti poi è difficile abbandonare ovviamente una linea di pensiero. Però ci sono dei problemi, oggi non abbiamo potuto parlare, il rapporto fra responsabilità oggettiva e colpa nel momento del 1227, cioè quando la negligenza del danneggiato è patente e però si ragiona con un concetto che chiama in causa i profitti e le perdite. La dabbenaggine della signora che scivola sulla buccia, sul gelato o scivola con il tacco 12 in piazza Duomo e poi fa causa al comune di Trento, avvalendosi del fatto che risponde per un 2051, e poi come si mettono insieme queste cose? Si parla di fortuito, di fortuito incidentale, ma sono tutte formule che lasciano molto inappagato. Chiedo scusa, mi fermo qui, grazie. Ma io direi subito che quegli accertamenti che lei dice, chiamando i testimoni a rievocare il fatto e utilizzando gli strumenti offerti dalla tecnica, sono tutte modalità costose di arrivare a una decisione. E quindi i costi del processo giudiziario non vanno trascurati. La macchina della giustizia non funziona gratuitamente e il costo consiste anche nei ritardi della macchina della giustizia. Di questo oggi tutti hanno piena coscienza, poiché si continua a parlare dei danni che derivanti all'economia italiana dalla lentezza della sua giustizia civile, che è anche causata dall'intasamento, 5 milioni di cause pendenti, e se poi questi 5, oltre a incentivare la litigiosità, poi stabiliamo delle
procedure per cui si deve arrivare alla perfetta, al perfetto accertamento di chi ha sbagliato che cosa, e qui si hanno, secondo me, si affrontano degli inconvenienti di danno probabilmente superiori al vantaggio. Se posso ancora puntualizzare quanto dicevo, è evidente che lo spettro di una di non era ovviamente il mio intendimento evocare la necessità di portare tutto a litigiosità, anzi mi riferivo al fatto, per esempio, faccio un esempio, nella vecchia Unione Sovietica, oggi Russia, per motivi del tutto diversi da quelli di cui stiamo parlando, la responsabilità civile da incidente automobilistico è di fatto amministrata dal fatto che tutti i conducenti delle autovetture hanno installato una videocamera che si pone sopra il parabrezza e guarda sostanzialmente nel piano di visuale del guidatore. Voi vi chiederete perché? Perché per motivi legati a un incerto modo di provare come dire la forza pubblica, magari a volte si fa corrompere, ci possono essere tipacci in giro con cui è meglio non fermarsi a discutere più di tanto. Fatto sta che in Russia esiste questa prassi. Se pensate al fatto che in Russia abbiamo visto le meteoriti, quando è scoppiata la meteorite in Russia, c'erano tante inquadrature di questo fatto. Questo dipendeva dal fatto che i guidatori delle macchine russe di solito hanno una videocamera che si accende nel momento in cui iniziano a camminare e riprende quanto, diciamo, accade, proprio perché per precostituirsi la prova nella ipotesi in cui si verifichi un incidente e di fronte alle prove, ai giudici corrotti e quant'altro, si ha la prova. Ecco. Quindi io mi riferivo, questo ovviamente è un modo di estremo, però mi riferivo in realtà, pensiamo appunto all'era digitale e a quello che consente, alla possibilità di ritracciare tutto quello che noi abbiamo fatto in un ambiente digitale, tutto è facilmente oggetto di prova. Quindi ovviamente, ecco, io era questo che tenevo, cioè la possibilità di lavorare sull'idea che se non mi dai la prova di aver fatto quanto avresti dovuto fare, sei responsabile. Un po' come la procedura HACCP nel campo alimentare, dove il produttore deve dare dimostrazione documentale di che cosa ha fatto nella catena produttiva e quindi dimostra di aver applicato le buone regole. Se tu hai un vulnus nel dimostrare che tutte queste, rispondi. Per dire, cioè, è un fenomeno che io lego a una serie di all'avvento della tecnologia, ma anche a un modo diverso, diciamo, di stabilire la cultura della precauzione all'interno di tutte le entità organizzate oggi della nostra società. Ma può essere in qualche campo, non so, scoppia una bombola di gas, lì non c'è il televisore normalmente, no? E bisogna chiamare i testimoni per stabilire che cosa è successo, anche se le concedo che subito che anche con la regola di responsabilità oggettiva se vogliamo che le precauzioni del potenziale danneggiato siano adottate, allora bisogna far operare anche la regola sulla riduzione del risarcimento del danno in caso di concorso di colpa del danneggiato, e questo apre apre spesso la via all'accertamento di come si sono svolti i fatti. Va bene, grazie. Ci sono altre domande? C'è qualcuno che nel frattempo vuole approfittare ancora di questa straordinaria opportunità di avere il professor Trimarchi qui con noi a Trento per una domanda? Bene, a questo punto noi non possiamo che davvero ringraziare il professor Trimarchi per questi 2 giorni che ha trascorso con noi, lo ringraziamo di cuore, io personalmente, ma interpreto credo l'idea di tutti coloro che sono stati ad ascoltarla, nel ringraziarla per questa sua visita a Trento, e ci auspichiamo ovviamente che possa presto essere ripetuta. Grazie professore.
Ma sono io che devo ringraziare per l'invito, per me è stato un vero piacere intervenire e anche osservare come questa facoltà sia una facoltà viva, vivace, produttiva, è una constatazione davvero piacevole e confortante. Grazie.